poche ore il Trieste-Roma viaggerà anche ufficialmente dall'Italia all'Italia. Stamane ne è sceso il prosindaco di Trieste, Visentin, coi delegati del comune e della giunta provinciale. Sotto il saluto, un fraterno batticuore. Sono le ore 12 quando i triestini giungono al Quirinale. Anche il gonfalone di Trieste è presente. Il presidente della Repubblica dice: il governo mi ha testé annunziato che in questo momento il nostro ambasciatore a Londra appone la sua firma all'accordo grazie al quale Trieste ritorna all'Italia e l'Italia a Trieste. E consegna a Visentin un tricolore che tra palpiti e speranze l'Italia ha tenuto in serbo per 10 anni. Ad accoglierlo a Trieste mette a nuovo il pennone su cui svetta il giglio alabardato. Atmosfera come di vigilia, sospesa nelle ultime ore d'ansia. Ma nei laboratori le ragazze cuciono liete le allegre bandiere, per dirla col poeta di Trieste. È l'ultima ora della città divisa dalla patria. Tra poco anche sui suoi muri si griderà evviva. Più vero che mai per questi nostri fratelli che la bandiera dei tre colori è sempre stata la più bella. La Lega Nazionale le distribuisce ai profughi giuliani. In un attimo tutta la città è pavesata. A tutti i balconi, a tutti i fanali, un alza bandiere. E soprattutto sulla piazza che dal 18, quando vi sbarcarono i bersaglieri, si chiamò col suo più vero nome, Piazza dell'Unità, piccolo bersagliere. E oggi riconsacra quel nome nell'unità d'Italia tutta restituita. Da San Giusto un cittadino fa segno verso il mare che ci ricongiunge. Sono le 9:30 quando il Consiglio dei Ministri si riunisce a Villa Madama. Questo è un gran giorno per l'Italia, ha detto Scelba. Di ritorno da Londra, Martino riferisce sulla tempestività di concludere le trattative su Trieste e Scelba chiede che Brosio a Londra sia autorizzato a siglare gli accordi. Carlton House Court. Nell'abitazione di Eden, il nostro ambasciatore firma per l'Italia il promemoria d'intesa che l'ambasciatore jugoslavo Velebit sottoscrive per Belgrado. Una copia della carta geografica con la linea di demarcazione è giunta la notte prima a Roma. Il memorandum è siglato anche da Gran Bretagna e America. Sono le 13:30. Trieste era pronta per quest'ora. L'altoparlante del municipio grida: in alto le bandiere! In un attimo le bandiere si sono riversate per le vie, come avessero aspettato nell'ombra dei portoni. Una moltitudine di alfieri, giovani e vecchi, ragazzi e donne, trasforma le strade in un fiume tricolore. Si saluta coi nostri colori il quartier generale alleato, si lasciano a tutti gli angoli i segni sventolanti dell'entusiastico passaggio, finché i 1000 affluenti si congiungono in Piazza dell'Unità, dove un grande vessillo, idealmente il medesimo che Einaudi ha consegnato 2 ore prima alla municipalità triestina, palpita al vento dell'Adriatico, meravigliosa vela dell'Italia che riprende unita il suo cammino. Torneranno alle loro case queste bambine. Il nome di patria suonerà nuovamente gioioso nel canto, fino a ieri infuso di una nostalgia di profughe. Il Senato è convocato per le 17, 3 ore e mezza dopo la firma di Londra. L'ambasciatore degli Stati Uniti prenderà posto nella gremita tribuna diplomatica. La più solenne seduta del Senato repubblicano durerà 35 minuti. In religioso silenzio l'Assemblea ascolta il contenuto del memorandum d'intesa dello Statuto dei Gruppi Etnici comunicato dal Presidente Scelba, il quale ha poi accettato di esporre agli italiani attraverso il nostro microfono il significato e il valore degli accordi su Trieste. Dopo 10 anni di trepida attesa, il tricolore è tornato a sventolare sul campanile di San Giusto e sulla torre del comune. E il suo sventolio sta a testimoniare l'esultanza dell'eroica città e l'intima gioia di tutto il popolo italiano per il ritorno di Trieste all'Italia.
L'accordo di Londra, mentre assicura il ritorno all'Italia dell'amministrazione della zona A, non pregiudica nessun diritto italiano. Nel nome di Trieste e nel ricordo delle passate sofferenze si apre una nuova pagina nella storia della nostra patria. La bandiera della patria può sventolare festante dalle nostre finestre come espressione di gioia e di volontà di pace. Con accresciuto prestigio, l'Italia continuerà a dare il suo concorso alla causa della pacifica collaborazione tra i popoli, della libertà delle nazioni e del progresso sociale. Trieste aveva pronte più bandiere che balconi. Dal comando alleato Winterton dice che sarà lieto di dare il benvenuto al nostro generale De Renzis. Finalmente il tricolore sul municipio. Piange chi ha visto i bersaglieri del 18. Ride il piccolo bersagliere che vedrà i bersaglieri adulti quando su queste rive arriveranno le navi a ricongiungere per sempre le due rive d'Italia.